e Zugu, benvenuti in un nuovo video completamente dedicato a Black Panther 2 Wakanda Forever, il prossimo film Marvel in uscita a novembre e di cui, come sapete, non abbiamo ancora un trailer, anche se ora parliamo pure di quando potrebbe uscire. Nell'attesa ho deciso di portarvi questo video in cui parlare insieme di tutto quel che sappiamo sul film, la trama, i costumi e molto altro. Voi fatemi sapere se vi piace l'idea, così da continuare a portarvela, come ho fatto anche per Thor, magari anche per poi altri film ed altre serie. E detto ciò, vi ricordo Instagram, Twitter e TikTok insieme a Twitch sotto il tasto del mi piace, ma ora popcorn alla mano e prepariamoci per Black Panther 2. Partiamo intanto parlando al volo del trailer tanto desiderato. Il film uscirà mercoledì 9 novembre, quindi tra poco più di 3 mesi, e nonostante ciò ancora non abbiamo visto praticamente nulla del film. Più che altro, anche riguardo al trailer, non sappiamo molto. Ad esempio per Thor sapevamo che l'avevano doppiato in tutto il mondo, mentre per Black Panther c'è un silenzio stampa incredibile. Ma quindi, quando uscirà questo trailer? Secondo me l'opzione principale è solo una, ossia mostrarlo al Comic Con di San Diego di questo weekend, e di cui abbiamo già parlato in un video dedicato. Già questa sera dalle 20 saremo in streaming per seguire la prima conferenza Marvel Studios del weekend, ma poi ce ne sarà una seconda tra sabato e domenica notte. Saremo live da 1 ed è lì che dovrebbe uscire questo trailer, che non vedo l'ora di vedere. Detto ciò però parliamo un po' di Black Panther 2 e dei suoi personaggi. Ovviamente come sapete Chadwick Boseman non c'è più e Marvel ha deciso che anche T'Challa non comparirà più nell'universo 616, né tramite un recast e né tramite CGI. Probabilmente infatti ad inizio film ci verrà raccontato qualcosa che spiegherà come T'Challa è morto in Wakanda, e sono molto curioso di questo aspetto. La domanda quindi è, chi sarà Black Panther, se ci sarà un Black Panther? So che molti di voi vorrebbero Killmonger, ma al momento non dovrebbe fare un ritorno nel film. Quindi puntando su una risposta un po' più intuitiva e semplice, la soluzione sarebbe Shuri, sorella di T'Challa. Direi abbiamo già visto delle foto sul set insieme ad Okoye, ma a parte questo c'è il vuoto più totale, se non per il fatto che lei fu una dei Wakandiani schioccati da Thanos come il fratello, quindi sarà interessante vedere anche il suo ritorno alla normalità. Più che altro c'è da ricordarsi che per diventare Black Panther c'è bisogno dei fiori viola che Killmonger ha bruciato, ed infatti recentemente si è parlato della possibilità che Shuri possa inventarne uno artificiale, ma chissà. Oltre a Shuri comunque tornerà anche la mamma dei due ragazzi insieme a Nakia, fidanzata di T'Challa. La cosa interessante però di cui vi parlai in un video di mesi fa è il rumor secondo cui in questo film potremmo scoprire che Nakia e T'Challa hanno avuto un figlio che in questo film sarebbe ovviamente piccolino e che poi nei progetti futuri dovrebbe essere addestrato da Okoye. L'idea mi piace molto, ma consideratelo come un rumor, per ora, anche se ovviamente se volete sapere di più vi consiglio il video che feci al tempo. Quindi, dato che l'abbiamo citata, parliamo anche di Okoye, già vista sul set e che ovviamente tornerà nel film. Recentemente è uscito un rumor secondo cui lei potrebbe avere una relazione con una delle Dora Milaje, molto in stile Valkyria con le altre Valkyrie, e quindi sono molto curioso di vedere se introdurranno questo aspetto. Riguardo Okoye, più che altro sappiamo che avrà una serie TV spin-off che credo prenda origine da questo film, e poi non vedo l'ora di sapere come il Wakanda si è evoluto sotto il suo comando durante i 5 anni del blip, dato che probabilmente lei è stata una sorta di regina o magari comandante, dipende dal titolo che le hanno dato. Comunque, oltre a tutti questi personaggi che già conosciamo, parliamo anche dei nuovi che faranno il debutto in questo film. Il primo su tutti sarà Tenoch Huerta, che interpreterà Namor, re di Atlantide, e per chi già gridasse alla copia di Aquaman, beh, intanto sappiate che nei fumetti Aquaman è nato 2 anni dopo rispetto a Namor, ma soprattutto quest'ultimo, per evitare le maggiori somiglianze, ha subito varie modifiche. Infatti, come è emerso da alcuni concept art, lui avrà uno stile molto maya azteco, rendendo plausibile il fatto che l'Atlantide dell'MCU potrebbe corrispondere ad Aztlan, ossia la culla ancestrale della civiltà azteca, che in molti romanzi di fantasia e anche testi scientifici è stata correlata alla città sommersa di Atlantide. Infatti, non solo l'attore ha affermato di aver imparato la lingua maya, ma inoltre, a quanto sembra, nel film ci sarebbero dei flashback ambientati durante la colonizzazione americana, che potrebbero corrispondere al periodo in cui gli Atlantidei dell'MCU hanno deciso di nascondersi agli occhi del mondo. Tra l'altro, uno degli sceneggiatori di Doctor Strange 2 disse che lo volevano includere negli Illuminati, dato che Namor è uno dei membri originali, ma non lo hanno fatto perché Marvel ha altri piani per lui, ed infatti, eccoci qui.
Poi, secondo dei rumor, Black Panther 2 potrebbe fare per Namor quel che fece Civil War per Black Panther, introducendo il personaggio, introducendo il mondo di Atlantide e poi creando il proprio franchise. E cazzo, se mi rende curioso il tema Azteco, mi piace tantissimo. Comunque, Namor non sarà l'unico personaggio di Atlantide che vedremo nel film. Infatti, secondo un rumor non confermato, Mabel Cadena dovrebbe essere Namora, cugina di Namor, di cui potremmo aver già visto dei concept art, ma soprattutto sappiamo che ci sarà Atuma, villain delle storie di Namor, che potenzialmente potrebbe anche essere il villain del film. Infatti, secondo me, inizialmente Namor potrebbe risultare come un personaggio quasi grigio stile antieroe, che però poi si allea con il Wakanda per affrontare proprio Atuma, o Atuma, non ho presente come si pronunci. L'idea infatti è che scoppi una guerra tra le due civiltà ed io non vedo l'ora di gustarmi ciò, come non vedo l'ora di sapere di più sull'Atlantide dell'MCU. Poi, sempre come nuovo personaggio, abbiamo Dominic Thorne che interpreterà Riri Williams, identità segreta di Ironheart, ossia l'erede di Iron Man che verrà introdotta in questo film per poi avere una sua serie TV dedicata. Di lei sappiamo che sarà una studentessa dell'MIT di Boston, dove verrà raggiunta da Okoye e Shuri e con cui inizierà un qualche tipo di inseguimento automobilistico come il primo film di Black Panther. L'aspetto interessante però è che il suo personaggio sarà molto più importante di quel che crediamo. Infatti sembra che Riri possa aver inventato qualcosa che andrà a spingere il Wakanda a combattere con Atlantide e questo qualcosa dovrebbe essere legato al vibranio attorno cui potrebbe girare suddetta guerra. Tra l'altro, dato che Riri studia all'MIT, che era la stessa università di Tony Stark, sarebbe carino fare un flashback in cui lei ascolta il suo mentore che fa il suo discorso all'MIT durante Civil War. Certo, forse da quel momento ad oggi lei sarebbe un po' troppo grande, o magari potrebbe essere stata blippata, oppure potrebbe essere stata lì da piccolina ed essere andata lì con un genitore, non so, butto lì l'idea. Comunque, per quanto riguarda i personaggi, concludiamo con Martin Freeman, Danny Sapani e Winston Duke che tornano nei loro ruoli, mentre invece Daniel Kaluuya non sarà nel film per un conflitto di programmazione con altri progetti. Invece, tra i nuovi ruoli ignoti, abbiamo Becky Lynch e Michaela Coel. L'unica cosa extra che mi sento di dirvi è che fin dal 2019 si vocifera la comparsa di Doctor Doom nel film. Però, chissà. E quindi concludiamo parlando della storia di Black Panther 2, su cui però, come avete capito, sappiamo davvero poco. Il tutto ovviamente sarà ambientato dopo Endgame, quindi dopo lo schiocco e dopo il blip che fece tornare tutti. Ma soprattutto per la prima volta vedremo com'è diventato il Wakanda da quando T'Challa ha deciso di rivelarsi al mondo. Infatti è probabile che questo abbia portato magari ad una mancanza di vibranio, o comunque dei problemi riguardo ad esso, che andranno a scatenare la guerra di cui abbiamo parlato. La mia idea infatti è che dopo un flashback o altro che ci racconti o almeno accenni la scomparsa di T'Challa, vedremo Okoye e Shuri andare alla ricerca di Ironheart, che successivamente in qualche modo sarà fondamentale nello scontro con Atlantide, di cui conosceremo il re, ossia Namor. Da qui poi non sappiamo bene come andrà tutta la storia, veramente abbiamo dei piccolissimi indizi, ma sembra certo che ci sarà una grande guerra tra le due civiltà più famose e allo stesso tempo segrete del pianeta. Comunque vada, l'importante è che Ludwig Göransson torna a comporre la colonna sonora e sono felicissimo perché lui anche in Star Wars mi è piaciuto moltissimo. Sicuramente poi c'è molto altro che appunto non sappiamo e che è avvolto nel mistero, ma probabilmente quando uscirà il primo trailer sapremo qualcosa di più. Nell'attesa voi fatemi sapere che ne pensate di tutto ciò e quali sono le vostre aspettative o teorie che avete per Black Panther 2. Iscrivetevi sotto il tasto del mi piace, condividete il video con i vostri amici amanti della Marvel. Io vi aspetto tutti i giorni stream su Twitch, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!